Buongiorno, siamo al Moto Days, stand Yamaha con Fabrizio Corsi. Buongiorno. Buongiorno. Vuoi illustrarci qualche novità di questo stand che proponete al Moto Days 2014 qui a Roma? Io partirei con l'ultima l'MT07, che è l'ultima nata da famiglia MT, anche perché ci sarà possibilità in anteprima assoluta di poterla provare nell'area esterna. Ah, quindi proprio anche quindi diamo provarla. Anche questa, invitiamo tutti a venire a provare la moto. Oggi anche è una bella giornata, non piove, quindi approfittate, oggi è giovedì. E questo è a che categoria appartiene di moto? È dalla famiglia MT, non è un entry level, quindi è una Motard. È una Naked Motard, in qualche maniera in questa nuova configurazione, in questa nuova evoluzione dalle Naked alle Motard. Ha una posizione di guida molto facile, pesa veramente poco, 164 kg, ha un bicilindrico fronte marcia completamente nuovo da 75 cavalli. In qualche maniera se... Cilindrata? 700. 700. In sostanza questa moto è coppia, divertimento e a un prezzo assolutamente interessante, 5.690. Quasi 6.000 euro. E abbiamo anche un quadro digitale qua, no? A livello di elettronica. L'altra cosa interessante, nonostante sia un entry level, sia molto divertente, è la cura dei dettagli. Come dicevi tu, c'è questo quadro che è completamente LCD, c'è un forcellone asimmetrico in acciaio completamente saldato, ci sono un sacco di particolari da moto grande. Quindi divertimento, prezzo interessante e alta tecnologia. Altre moto interessanti che puoi farci vedere? Quindi questa si può anche provare qui direttamente alla Fiera di Roma. Io direi che abbiamo nella parte Sport Classic l'ISV 950R. Dall'altra parte. E l'SR400, che è un modello storico di Yamaha, che è una moto che è da 35 anni in produzione in Giappone, che rimportiamo in Italia ed arriva nei concessionari in questi giorni, che è questo concetto vintage, è un monocilindrico 400cc, molto semplice, molto facile per quel cliente che cerca una moto da customizzare e personalizzare sul proprio stile di vita. Benissimo, quindi ti ringraziamo e andiamo poi a fare qualche altra ripresa nell'altro stand. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.